sono né architetto né ingegnere, quindi se le mie domande sono sciocche o non pertinenti vogliate perdonarmi. Ho due piccole domande, una riguarda le risorse energetiche, ovvero se tenete in considerazione energie pulite o addirittura libere, e l'altra riguarda la trasparenza e contabilità. È stato parlato di trasparenza e contabilità, è stato parlato di controlli di qualità. La mia domanda è: chi fa questi controlli e chi controlla quelli che fanno i controlli? E se un cittadino ordinario, per esempio me, come fa per vedere come e dove vengono spesi i soldi? Ne raccogliamo altre? No, rispondiamo una volta. Rispondiamo una volta. Architetto Giuliani, senza poi non le diamo del termo tecnico, ma ci fa un accenno magari un po' al discorso delle risorse, al fatto di sfruttare energie particolari. Entriamo un po' nel merito di quegli indirizzi lì, di quelle che potrebbero essere delle scelte vantaggiose per la città. Assolutamente sì. Ecco, dal punto di vista energetico, l'operazione che si sta facendo è duplice. Da una parte c'è una... Sì, ero finito, stavo era programmato, proprio. Però effettivamente così vedo meglio. Il ragionamento che noi facciamo è che da una parte il PAES, che è il piano per le energie sostenibili, che si sta facendo in parallelo, sta approfondendo una serie di temi, ma come sempre succede, l'input, lo start, avviene dal punto di vista urbanistico e quindi va fatto in sede di piano, anche perché l'energia è l'elemento, l'unico elemento che c'è in questa fase che può permettere di innescare un processo di rigenerazione. Questo perché permette di risparmiare denaro. Lei è architetto? No. No, meglio. Tuttavia c'è un elemento importante che devo dire, quindi vi ruberò 5 minuti. Le città dall'inizio dell'industrializzazione si sono mosse attraverso due spinte economiche. Una era rappresentata dalla infrastrutturazione delle città, è stato il primo momento del primo sviluppo industriale, e poi della prima rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale, quella dell'elettrificazione, del cambio dal carbone al petrolio, okay? Che hanno portato un grande sviluppo economico. Il secondo motore è stato quello della rendita fondiaria. Un terreno diventa edificabile, ci si costruisce su una casa, si moltiplica in maniera molto alta il valore reale, no? La riqualificazione delle città, la riqualificazione di un edificio non ha questa capacità economica, perché al massimo se lo recupero, li riqualifichi, o è nel quadrilatero della moda a Milano, e se no al massimo riprende il valore dell'edificio nuovo che c'era prima, e quindi in realtà hai fatto una costosissima riqualificazione dell'esistente, ma non aumenti il valore. E questo naturalmente è un elemento che blocca fortissimamente le trasformazioni. In questa fase l'unico sistema che è sostitutivo di quella che è stata fatta, l'infrastrutturazione nel XIX secolo e della rendita immobiliare, no? Che negli ultimi anni, come ben sappiamo, è stata finanziarizzata, e quindi fondi internazionali, le crisi, le lingue, eccetera, è rappresentata dal risparmio, e la vera fonte di risparmio è l'energia. Ma tanto il petrolio sta scendendo, l'altro ieri è arrivato a $63. Vedrete quando ci sarà un aumento dello 0,0001 del PIL, puff, e arriviamo a 140. E la prima grande crisi petrolifera, sempre per la mia personalità termotecnica, è stata nel 1973, vi ricordate, quando andavamo a piedi, c'erano le domeniche a piedi,
voi due vi ricordate. Allora, che molto bene, ecco, c'era informato sui fatti. E il grande disastro era che il petrolio era salito a $17 da barile. Oh? Quindi. Ma questo è un elemento importante. Noi come vogliamo lavorare? A Pordenone esiste un rapporto tra, nelle fognature, tra l'acqua pulita che va al depuratore e l'acqua nere, la fognatura dei nostri bagni, eccetera, di 100 metri cubi a 60. Quindi vuol dire che noi abbiamo dei problemi nelle fognature che caricano acqua di falda, ma anche che ci si scarica l'acqua, no? Abbiamo una, se invece di scaricare l'acqua direttamente nella falda per tenere asciutti i parcheggi sotterranei, come succede a Pordenone sempre, ma non quando c'è l'alluvione, sempre, perché abbiamo fatto i conti e funziona anche in agosto, l'abbiamo verificato in agosto, se utilizzasse quell'acqua per attivare le pompe di calore per il caldo e per il freddo, si avrebbe, come lei sa, la pompa di calore è il sistema termodinamico migliore che abbiamo, e quindi potremmo riuscire a fare una grande trasformazione. Pordenone affoga nell'acqua, sempre, scarica talmente tanta acqua che il depuratore funziona poco, che non funziona non posso dirlo, però può sentire, io non posso dirlo perché no, ma funziona poco. Abbiamo problemi di tutti i generi, e mentre in tutta Italia si usa la pompa di calore, aria-acqua, in maniera sempre più massiccia, Pordenone ci sono due applicazioni. Una utilizza l'acqua dell'acquedotto, che è veramente notevole, e l'altra è stata fatta, per scarsa esperienza credo, comunque in un laghetto leutrofizza, perché è fa lo scambio di calore nel laghetto invece che sull'acqua corrente, no? È facile da capire, infatti è un laghetto che voi sapete dov'è, ci passate sempre, è una zona centrale, tra l'altro hanno fatto una riqualificazione molto bella, ma il problema dell'utilizzo delle pompe di calore ancora deve essere perfezionato lì. Avete una grandissima potenzialità, e Testadori, che forse che ho conosciuto, che forse è andato via, ha fatto un lavoro notevole, ma se voi andate a vedere un paio di libri che sono stati scritti su Pordenone, che sono la storia dell'archeologia industriale della città, parlano sostanzialmente di questa grande potenzialità che c'è nella città, che noi possiamo utilizzare. Anche se nessuno se ne occupa, a Pordenone l'acqua produce un megawatt di energia, ma con i salti d'acqua che avete a Pordenone poteste farne 6 senza fare nuovi laghetti, senza modificare, senza integrare, e questo vuol dire che con 6 megawatt il costo dell'energia elettrica che usiamo per la pubblica illuminazione potrebbe essere azzerato istantaneamente. È un discorso da termotecnico o è un modo per recuperare risorse per la città pubblica? Questo è il tema. Io penso che sia un modo per recuperare risorse per la città pubblica. E visto che lei però mi fa dire le cose peggiori, cioè proprio il mio essere termotecnico fino in fondo, le dirò che abbiamo proposto all'amministrazione comunale di modificare, perché è cambiato il mondo, anche il modo di intendere gli spazi pubblici. L'elenco degli spazi pubblici, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, è stato fatto con decreto ministeriale 1444 del 68 e ha elencato i servizi che c'erano nel 68. Adesso abbiamo altri servizi, altre necessità e anche altri modi di fare l'energia. I tetti, se ci possiamo mettere gli impianti fotovoltaici, per me sono un servizio. E se nelle aree industriali, invece di cedere delle aree verdi residuali, un'industria mi cede il tetto su cui l'amministrazione comunale può mettere o far mettere o mettere insieme del fotovoltaico per produrre energia, io sono d'accordo e lo considero positivo.
e considero opera di urbanizzazione secondaria, considero anche onere di urbanizzazione primaria e secondaria, quindi le tasse che paghi durante la costruzione, anche la fornitura di energia, perché il comune è un grande consumatore di energia, se qualcuno me la dà gratis per un certo numero di anni, per me va bene uguale, perché permette di ridurre i costi e concentrare l'attività a pubblica amministrazione verso cose più interessanti. E questo è il tema. Per quanto riguarda il tema di chi controlla che cosa, anche se ancora poco praticata, ma per me che vengo da fuori, che non conosco bene Pordenone, ma che conosco abbastanza bene le leggi nazionali, vi dirò questa cosa. La procedura della valutazione ambientale è una procedura pensata dall'Unione Europea proprio per risolvere questo genere di problematiche. In Friuli la usate ancora un po' al 50%, ma l'assessore ha deciso che si usa in un altro modo, e quindi le analisi sono già pubblicate su internet e nessun altro piano è ancora stato fatto, e tutti i piani della Lombardia, dell'Emilia e del Veneto sì, ma adesso anche qui è stato pubblicato il rapporto ambientale, e il rapporto ambientale viene osservato da tutti gli enti che sono stati elencati da ingegnera Germana Bodi, ma anche dai privati cittadini. Ognuno può mandare una sua osservazione e gli si risponde. Chi risponde? Non risponde l'architetto Martina Toffolo in qualità di assessore, non risponde l'ingegner Marco Tonegucci, non risponde anche Massimo Giuliani, risponde un soggetto terzo, che quindi non risponde gerarchicamente, anche se è all'interno della macchina comunale, che si chiama autorità competente e che tiene conto di tutte le osservazioni ambientali, in questo caso, quindi che riguardano le valutazioni degli impatti prodotti dal piano, e fa le proprie considerazioni, e questa autorità competente ha l'autorità con un decreto, che è un decreto che vale a tutti gli effetti, senza il quale il piano non può essere adottato, che cosa fa? Dice quali sono gli elementi di integrazione e modificazione che il piano deve assumere per essere ambientalmente sostenibile. E questo è un elemento molto importante. Gli atti sono, per tradizione, a Pordenone più facile, sono tutti pubblicati, man mano che sono pronti, su internet. Gli elementi del rapporto ambientale, le bozze del piano altrettanto, e quindi saranno valutati, osservati, a tutti si darà risposta. Non questa bozza del piano. Questa bozza non è ancora completa, perché la leggenda arriva fin qui. Quando siamo riusciti a scriverla tutta, la metteremo a disposizione. E questa è l'operazione che si vuole fare. È un'operazione che è vantaggiosa per tutti, perché il piano a mano viene costruito tenendo conto, anche se in maniera un po' ricorsiva, servono tante riunioni, però per esempio l'operazione che ha fatto Sessadori, che era lì persa in una serie di file, è un'operazione assolutamente strategica su cui si può costruire un nuovo modo di intendere il rapporto con la città e con l'acqua. Noi abbiamo una grande risorsa che ha trasformato il modo di essere Pordenone per 100 anni. Il sistema industriale a Pordenone è stato quello che è stato e ancora quello che è, anche se un po' acciaccato con i cerotti eccetera eccetera, per via delle grandi trasformazioni epocali che sono avvenute, ma c'è solo perché i vostri nonni, bisnonni, trisnonni hanno visto nella conoscenza della città, nella conoscenza dei campi, dei corsi d'acqua, la possibilità di inventarsi una macchina energetica sostenibile. E noi l'abbiamo chiamato sistema ecotecnologico, perché è sicuramente artificiale, perché i canali li hanno stoppati, li hanno fatti, eccetera. Ogni tanto avete buttato anche un po' di terra per chiudere un po' le valli, e infatti il geologo si lamenta e ci saranno delle conseguenze, perché quelle zone hanno una stabilità molto più bassa, ma è una macchina che ancora funziona. Questo è il modo che noi dobbiamo utilizzare per andare avanti. La scelta di
approfondire questi temi non è per volontà di andare a perseguire e complicare la vita. La scelta, per esempio, di approfondire i temi della microorganizzazione, che vi consiglio di vedere perché questo geologo è bravissimo, ha fatto una presentazione dove tutti avevamo capito velocemente, e fa vedere i rischi che ci sono e che sono legati alla natura specifica del terreno. Organizzeremo anche degli incontri con il nostro idraulico, perché sono venuti fuori una serie di elementi che ci inducono a essere prudenti, ma anche che ci suggeriscono le grandi potenzialità che ha questa città, e che quindi va sfruttata senza costruire, cioè andando dietro a quali sono, a quelle che sono le caratteristiche della città. E ho risposto giusto, sbagliato, troppo poco? Ha risposto riguardo il monitoraggio? No, è una valutazione di gradimento. Prego, vorresti aggiungere qualcosa riguardo il monitoraggio? Sì, allora volevo puntualizzare questa fase che è molto importante, che è quella del monitoraggio degli impatti ambientali. Cioè noi stiamo costruendo insieme agli altri piani con il supporto di ARPA, azienda sanitaria, tutta una serie di indicatori ambientali che saranno monitorati dagli uffici di piano competente, per cui l'ufficio tutela ambientale, per esempio mobilità, faranno il monitoraggio di inquinanti in atmosfera, traffico veicolare, eccetera. L'ufficio dell'urbanistica andrà a monitorare effettivamente la percentuale di metri quadrati di verde in più che si dovrà creare ogni anno a seguito dell'attuazione di piano. L'ufficio dell'acustica sta dando una serie di indicatori ambientali legati a quanti recettori sensibili entreranno in una fascia acustica più svantaggiata. Insomma, stiamo costruendo questa piattaforma che a costo, per quello mi ricollegavo, a costo praticamente zero, perché sono indicatori che già sono disponibili all'interno degli uffici di piano e che quindi loro dovranno semplicemente costruire una piattaforma visibile anche a tutti i cittadini, che potranno verificare effettivamente lo stato ambientale dell'attuazione di tutti questi tre piani. E questa verifica sarà effettuata proprio grazie a questi indicatori ambientali che noi stiamo definiremo in fase finale, poi nel rapporto ambientale, che non è questo, che sarà uno successivo. Sì. Due parole le dico io, perché riguarda un pochino poi la seconda parte del mio incarico, insomma del mio coinvolgimento. Cioè, stiamo discutendo da un po' di tempo su una possibilità abbastanza ambiziosa, abbastanza sbilanciata in avanti, qualcosa che va un po' oltre la vita del piano, che riguarda un po' anche gli aspetti al di fuori della vita del piano, riguarda la relazione tra cittadino e amministrazione, cioè il fatto che in qualche modo si possano identificare dei canali, ma anche degli indicatori che riguardano o stanno all'interno dei processi decisionali e che in qualche modo possono, attraverso la costituzione di un soggetto che si pone in relazione con l'amministrazione, andare a verificare vari passaggi all'interno dei processi o delle istanze che di volta in volta saranno portate avanti. Questa potrebbe essere un esempio, è solo una delle istanze del piano regolatore generale. In qualche modo monitorare attraverso l'uso di indicatori sintetici che hanno delle componenti tecniche un pochino diverse, perché è inutile andare a monitorare quello che è competenza di enti o di istituzioni, ma di trovare degli elementi che scaturiscono un po' anche dalle nostre riflessioni, o potenzialmente dovrebbero scaturire da riflessioni tipo quelle che stiamo cercando di compiere o cercheremo di compiere da qui in poi, e identificare un processo che non esiste. Io la metto un po' così: questo processo non esiste, dobbiamo vedere se c'è la possibilità di farlo. Devo ancora dare due passaggi al microfono per due domande. Una risposta, sì. Forse quella della spesa, del controllo della spesa. Non so se si riferiva al controllo della spesa generale dell'amministrazione o del piano regolatore. Questo non mi era. Sì, però non sono un esperto in materia, quindi già mi ritengo soddisfatto delle. No, perché il. La spesa dell'amministrazione
viene definita dal bilancio, nel senso che noi una volta all'anno facciamo un bilancio preventivo e poi facciamo degli assestamenti che sono due durante l'anno. È lì che l'amministrazione indica le varie poste di spesa nei vari settori che definiscono la vita complessiva dell'amministrazione stessa, e quindi investono appunto la sanità, il verde, i servizi come Casa Serena, come gli asili e via dicendo. Anche sui bilanci noi abbiamo la possibilità come cittadini di vederli, perché naturalmente facendo parte della rete dei comuni pubblichiamo il nostro bilancio e c'è anche la presentazione sempre del bilancio che aiuta un po' a capirlo, perché è un documento molto, molto ostico, non vorrei dire oltre che complesso, molto ostico. Questo per dirle come può controllare quelle che sono i livelli di attuazione dei vari programmi attraverso la spesa, perché l'amministrazione può fare delle azioni solo se le prevede come spesa all'interno appunto di un bilancio che è triennale. Si dice questo lo faccio il primo anno, questo il secondo, questo il terzo. E da lì si riesce a monitorare quello che è l'investimento che l'amministrazione fa. I piani regolatori non trattano questo, come diceva prima l'architetto, i piani regolatori non costano molto, fanno sì che si attivino delle risorse che possono essere sia pubbliche che private. Un'unica cosa che mi preme sottolineare, rispetto ad anni fa, al passato, dove i vincoli preordinati all'esproprio, che sono le intenzioni che l'amministrazione ha di fare nuovi servizi che venivano posti però sulle proprietà private, e che una volta vivevano nel piano per tanti anni, e quindi uno si trovava sul terreno con questo vincolo, diventerai scuola, però d'altro canto non vedeva che l'amministrazione metteva a bilancio i soldi per farla questa scuola. Ad oggi c'è una legge che ci impedisce di vincolare il privato per più di un certo tempo, quindi noi sempre di più come amministrazioni dobbiamo legare la realizzazione dell'opera ad una posta di bilancio, dire sì, i soldi per fare quella scuola ce li ho e quindi posso vincolare quel terreno. Questo è un modo anche che abbiamo per controllare. Le intenzioni invece sono contenute nel piano struttura, che non appone il vincolo, ma che dice in ogni caso noi così vorremmo diventare, lo faremo compatibilmente a quelle che sono le istanze del privato che lavora poi direttamente sulla rigenerazione del tessuto e che ha un ruolo attivo nella definizione della sua città, e d'altro canto a noi nella nostra capacità di intervenire, legati però alla capacità economica effettiva che abbiamo di fare investimenti. Di essere... Senza audio. Volevo fare una domanda rispetto, partendo dalla considerazione che tra gli obiettivi e le invarianti di piano avete messo il contenimento del consumo del suolo, no? Allora mi chiedevo, rispetto agli scenari che avevate individuato, in base a quale criterio è stato scelto di riconfermare le aree di espansione previste dalla 77? Risposta? Come si intravedeva anche un po' dalle valutazioni che sono state raccontate per il miglioramento generale ambientale, è chiaro che in qualche maniera, se vogliamo, abbiamo provato a proporre questa cinghia di trasmissione che dicevo tra il riuso e il recupero degli spazi esistenti della città, che vengono in qualche maniera rafforzati e aiutati dall'essere legati alle aree di espansione, che comunque oggi sono già all'interno di un piano, che sarebbe anche problematico per certi versi bloccare, infatti abbiamo detto casomai congelare fino a che non ci saranno, perché sono dei diritti acquisiti di fatto del proprietario delle aree, quindi non si può a un certo punto cancellarli.
bisogno in qualche maniera, quella nostra intenzione è congelarli, perché non ci sono delle condizioni demografiche di crescita urbana e delle esigenze di spazi che vanno a rendere necessaria la costruzione in quei luoghi, però dove, nel caso per esempio che si diceva soprattutto del centro, questi luoghi in qualche maniera sono compatibili con le componenti anche ambientali dell'intorno, quindi non consumano molto green field, diciamo, ma sono delle operazioni più contenute, lo leghiamo come motore attivatore del riuso urbano. Cioè, in poche parole, diciamo, se tu vuoi attivare quell'intervento, a cui oggi hai il diritto, ma che noi andiamo a modificare, devi contestualmente recuperare o implementare un pezzo di città compatta. Questo è come ho inteso io la risposta, però poi passo la parola a Massimo che è più tecnico. No, il tema è stato lungo dibattuto perché è un tema importante. La valutazione che è stata fatta tiene conto di una serie di temi, per esempio nell'incontro che abbiamo fatto con l'Ordine degli Architetti, l'architetto Stefanuto ha osservato giustamente che in questa fase la regione Friuli, seguendo una legge che era ancora di Berlusconi, che era la seconda versione del piano CAL, ricordate, ha dato la possibilità di aumentare dal punto di vista della volumetria del patrimonio esistente in tutte le zone, escluso il centro storico, eccetera, eccetera, ma del 30%. Questa politica, ancorché a termine, cioè che ha un termine temporale, è una politica che sicuramente crea delle criticità alla pura idea di dire per i prossimi 10 anni il Pordenone riqualifica solo l'esistente, no? Perché si può già fare, non paghi neanche gli oneri, non sei tenuto a fare particolari interventi. È una legge regionale, che è l'applicazione di una legge nazionale, diventa complicato. Invece l'altro elemento è che abbiamo valutato con attenzione quale sarebbe il consumo di suolo, e con gli interventi che vengono fatti su Greenfield, quindi le aree libere, tenuto conto della diminuzione e dell'eliminazione di una serie di aree che non dipendono da una scelta dell'amministrazione ma di una modifica del modo di calcolo della lama d'acqua nelle aree pile, il massimo del consumo di suolo in questa fase per i prossimi 15 anni, utilizzando la soluzione proposta nel piano struttura, fammelo vedere anche a video perché voglio esagerare, è del 2,9%, quindi una percentuale che è in fortissima diminuzione e comunque è stimato. E la cosa che ci ha dato più forza per scegliere è stato il fatto che applicando una compensazione ambientale sia per le aree greenfield, quelle libere, che per le aree di rigenerazione attraverso la compensazione energetica, riusciremo a fare, anche se in tempi abbastanza lunghi, una riqualificazione, una riorganizzazione sia dei primi perimetri, cioè cominciare a mettere la base della riqualificazione, del rimboschimento di queste zone attraverso la modifica delle aree fabbricabili, cominciando a costruire prima il verde. E questa è una cosa che ci sembrava interessante. Altro tema è che la riqualificazione energetica che noi proponiamo, ovvero diritti volumetrici che servono alla compensazione, per cui un intervento che fai come area di trasformazione devi acquistare un po' di diritti volumetrici da chi? Dai cittadini, da tutti i cittadini si farà un bando, e per la prima volta chi fa una riqualificazione della propria casa, che ovviamente è riqualificazione energetica ma anche riqualificazione
complessiva ha diritto ad avere un bonus diritto volumetrico che viene acquisito da quelli che faranno gli interventi di trasformazione. È la prima volta che il piano non è solo appannaggio di quelli che hanno delle proprietà da trasformare, quindi delle aree da costruire, ma anche i cittadini che hanno una casa che vorrebbero riqualificare, aumentando o non aumentando la volumetria. Poi naturalmente il passaggio dal piano struttura, che è la cosa che stiamo completando adesso, al piano operativo, dove si dirà esattamente le quantità, i luoghi, eccetera, che naturalmente richiederà poi un dibattito, ci farà poi fare gli ulteriori approfondimenti. Naturalmente questa è un'ipotesi che viene avanzata, che naturalmente verrà valutata dalla VAS nella puntata successiva, no? Nel rapporto ambientale, e che naturalmente tutti i cittadini possono osservare, ancora prima di osservare il piano quando viene adottato, lo possono fare nel rapporto ambientale e quindi facendo le osservazioni a cui non risponde l'amministrazione, ma che vengono valutate e cui risponde l'autorità competente, che è un organismo terzo e quindi ha massima possibilità di, e quindi ci sembra una cosa interessante. L'equilibrio che si determina è un equilibrio di transizione. In Lombardia cosa hanno fatto? Dice, ma te proprio non sai parlare se non parli della Lombardia? Vi faccio degli esempi per vedere. Mi hanno applicato il 2 dicembre è stata approvata una legge sul consumo di suolo che dice non si consuma più il suolo. Se entro 30 mesi non applichi e approvi i piani tornano agricoli. Succederà per quelli che hanno più o meno la mia età quello che è successo con la legge Ponte. Nel 1967 c'è stato un anno di moratoria in cui è stato costruito, gli ultimi edifici che hanno costruito con la legge Ponte saranno di 5-6 anni fa, perché hanno costruito, e quindi ha generato un'edilizia di carta, ma anche un'intensificazione dei processi edilizi che non hanno nessuna ragione di essere. Noi pensiamo che invece bisogna andare verso il tema della rigenerazione urbana, cominciando a creare i criteri e i modi. Noi partiamo da una città che affoga nell'acqua con due pompe di calore, per dire, con un megawatt e mezzo di pannelli fotovoltaici, di cui uno sopra la fiera di Pordenone, che non è malaccio, ma con grandi potenzialità e anche un sistema sociale che quando è convinto di una cosa la fa alla massima potenza. Perché noi avevamo pensato che fosse una cosa mediatica quando c'erano gli alpini, non eravamo giù in quella settimana, ma eravamo giù lunedì, eravamo con, diciamo, l'assessore ci ha imbrogliato, non sono mai venuti, perché non può essere così in ordine. Da noi non è in ordine, né prima né dopo. No, per cui quando la coesione di un sistema sociale è molto importante, perché sulle cose in cui il sistema di Pordenone crede e le fa al massimo livello, e sono sicuro che quando si inizierà con questa cosa la perseguirà, si perseguirà molto bene, perché è la possibilità di utilizzare le risorse a disposizione per cambiare e reinventare la città. Mi sono allargato un po', ma l'ultima cosa veramente grafica, adesso lo fa anche lui, no, veramente grafica, è che poi chiaramente anche nel disegno si vede che il fatto di creare un bosco di un contenimento nord, un rafforzamento dei sistemi verdi, crea dei limiti alla città, cosa che porta a delle intenzioni di densificazione, e questo è un po' l'approccio generale. Poi nello specifico ha risposto benissimo. No, c'era solo un'ultima cosa, scusate, ma perché allora quello che volevo capire, lo scenario 1 era realistico oppure no? Cioè, siccome mi hai risposto che no, esatto. Allora, io non espande, cioè non utilizzavo l'area di espansione, non era realistico,
No, il fatto è che come dicevamo. Come dicevamo i scenari non erano A, B o C applicabili a tutta la città. Quegli ingredienti in alcuni luoghi lo scenario lì era realistico. Era realistico, ma come scritto nel documento, peraltro, è noto. E quella sintesi, poi magari possiamo darvi della documentazione un po' più estesa, richiede per la trasformazione, la riqualificazione urbana massiccia un forte intervento pubblico, perché l'inerzia di convincere tutti gli operatori, quante ESCO ci sono a Pordenone secondo lei, iscritta alla Camera di Commercio? Sì, però forse il processo partecipato serve proprio a questo. Il processo partecipato che facciamo è quello di cercare di descrivere intanto una cosa che sembra un'astronave, che non c'è ancora, ma per esempio come il discorso dell'uso delle energie disponibili localmente per trasformare la città. Ma queste procedure richiedono tempi e noi abbiamo valutato che l'inizio di questa modificazione, di riduzione della in questa fase, e devo dire la verità che il fatto di chiedere a un imprenditore di aderire a un piano di riqualificazione che prevede anche una nuova costruzione, ma che prima paga un contributo alla collettività riqualificando e piantumando l'area, mi sembra un bel modo di cominciare a modificare il modo in cui sono state costruite finora le nostre città. Prima si mettevano le aree o no? Sì. Prima si mettevano le aree edificabili e poi per spingere l'amministrazione a realizzare l'intervento si mettevano le piastrelle, le gru smontate, le città erano piene di queste cose che erano aree in trasformazione e venivano abbandonate, no? Fino a quando non si interveniva. Invece qui vige il criterio che è il contrario: se un'area partecipa alla riqualificazione urbana e quindi su questa area è permesso costruire, partecipa anche dei vantaggi e degli svantaggi, e lo svantaggio è la sostenibilità degli interventi, e la sostenibilità degli interventi viene fatta anche prima, gestendo queste aree bene fino a quando lo sarà il momento. Abbiamo fatto un intervento di questo genere a Segrate, 850 ettari costruiti in 6 mesi, Google www.segrate, e vedete 680, sono andato oltre, sono 680 ettari che sono previsti nel piano come possibili aree di trasformazione e che avevano il vincolo di essere boscate al 100% nei primi 6 mesi, pena il fatto che non si poteva costruirle più. Se andate a vedere lì, li vedete, perché si vedono proprio gli impianti nuovi di queste aree boscate, sono state realizzate tutte, quindi è una politica che paga, perché in quale comune in Italia l'anno scorso, no? Per non dire un dato sbagliato, i 6 mesi sono finiti nel giugno dell'anno scorso. Un anno e mezzo fa sono stati costruiti in 6 mesi 650 ettari di bosco, anche se sono sei provvisori, però di questi ne rimarranno il 70%, perché il piano prevede di mantenere a verde il 70%. Quindi non è male, è una politica complicata. E naturalmente i cittadini possono spingere verso questo tipo di politica e tener conto di quello che succede, cioè del fatto che è più difficile da realizzare, quindi ci può essere nella città un periodo di crisi per l'incapacità di assumere questi nuovi atteggiamenti. L'Ordine degli Architetti, CNA, valuta che il piano di rigenerazione urbana comincerà a funzionare e sarà un sistema usuale di intervento nelle città nel giro di 20-30 anni, no? E quindi è un tema che richiede tempi e modi complessi. Volevo fare solo una precisazione: all'interno del meccanismo del preavviso ban una parte poi rimane piantumata, non è che durante la trasformazione viene
veniva battuti tutti, non era chiarissimo. Quindi se, la percentuale del 70% rimane a segrare. Ecco, nell'ottica della rigenerazione urbana trovo assolutamente interessante il lavoro che state facendo sugli indici, proprio sulla meccanica di funzionamento degli indici di cubatura, su cercare di rendere tutto questo sistema molto più flessibile, più fluido, assolutamente condivisibile. Mi chiedevo, fermo restando i paletti di cui lei accennava della legge, se c'è la volontà di fare lo stesso anche sulle maledette distanze dai confini e principalmente dalla strada, perché sappiamo, almeno chi lo fa di mestiere, che la distanza della strada è uno dei grandi responsabili, non l'unico, ma uno dei grandi responsabili della distruzione della forma della città contemporanea. Quindi intervenire rigenerando, soprattutto nelle prime fasce periferiche delle città attuali, Pordenone compresa, non potendo incidere sulla distanza quantomeno dalla strada, se non dagli altri edifici, significa che facciamo cosa? Mi chiedevo se ci sono delle flessibilità, se c'è un'impostazione anche da questo punto di vista. Abbiamo poco tempo e quindi, tanto tempo, e quindi lo investiremo bene. Allora, il 1444 è un decreto legge complicato da modificare. La Lombardia l'ha abrogato, mi hanno fatto un ricorso alla Corte Costituzionale per ogni articolo abrogato. E la Corte Costituzionale li ha buttati indietro tutti. Lupi, attuale Ministro dell'Infrastruttura, ha presentato una proposta di legge che prevede due articoli. Uno, l'abrogazione del 1444, che è l'elemento fondamentale. L'altro, un capitolo, diciamo, un titolo della legge, che è il rinnovo urbano, che è l'elemento che fa pandana questo, perché il rinnovo urbano, come lei ha sottolineato giustamente, senza un modo diverso di interpretare il rapporto con la strada, soprattutto nelle aree consolidate che alla fine sono parte della città pubblica, parte della città centrale, non si riesce a fare. La cosa che si può fare, l'unica che finora è possibile fare, è quella di inserire le aree in piani di iniziativa, in piani attuativi, perché la 1150, non è stato modificato, consente delle distanze diverse all'interno dei piani attuativi, come voi sapete. Abbiamo preparato, sì, anche lì rispetto al perimetro, cioè è una roba un po' tirata, però noi proviamo, casomai ci diranno che non va bene, però è a fin di bene, perché si tratta di dare la possibilità di riqualificare anche dal punto di vista della forma la città, no? La cosa che stiamo facendo è un articolo che per ora abbiamo scritto, poi meriterà il passaggio di un avvocato sicuramente, che si chiama adesione ai processi di rigenerazione urbana, che permette di partecipare a un grande piano particolareggiato, quelli previsti dal 1150, che dà la possibilità di interventi per parti utilizzando i limiti che vengono definiti in questo piano particolareggiato che definisce l'amministrazione comunale rispetto alle distanze. È complicato, però proviamo a fare quello. L'altra cosa che l'amministrazione forse valuterà è la possibilità di cominciare a tirar fuori i progetti adesso sul recupero dell'esistente. Quello invece si può fare facile se ci sono dei progetti di rigenerazione di edifici all'interno delle zone B, lì tu puoi fare una scheda, disegnare e quello riesce a farlo passare, perché lo fai passare in sede di piano. E questo potrebbe essere francamente un bel modo di procedere, perché non ce lo possiamo più permettere di usare questo criterio molto borbonico dei tempi, dei modi. Dobbiamo andare un po' veloci e quindi la progettazione, le idee possono venire anche durante le fasi di piano, prima, dopo, cioè, no? L'importante è che siano chiare le regole e i criteri, dopodiché il fatto di riuscire a mettere dentro tante idee nel piano in un periodo dove c'è stata una trasformazione
incredibile a livello globale, è un vantaggio per la città perché ha più cartucce da sparare, perché ci sono più possibilità di rigenerazione, no? E quindi noi puntiamo ad avere tante possibilità, perché non sappiamo effettivamente di tutte queste possibilità quante si concretizzeranno, perché è un periodo molto complicato, no? Devo dare il conto. Buonasera, intervengo anch'io come cittadino, ho appena cominciato a leggere dal sito alcune cose, qui ho ascoltato delle altre. Come cittadino che guarda Pordenone, la città in cui sono nato, ma comunque come molti altri che la abitano da tanto tempo, vede che la città ha alcuni temi storici, l'acqua sicuramente è uno di quelli più importanti, l'altro tema è quello di grandi aree private o pubbliche che sono dismesse, abbandonate o che probabilmente tra poco tempo, tra pochi anni, diventeranno riutilizzabili, mettiamo così. In base agli scenari che avete previsto, 1, 2, 3, queste aree private che appartengono poi alla storia di Pordenone, di quattro edifici, su cui non si è riusciti per vari motivi a finora condurre nulla, o le aree militari che ci sono in centro città o in periferia di Pordenone, o quell'area in centro città che verrà dismessa dall'uso sanitario tra alcuni anni, quando sarà completata l'edificazione del nuovo ospedale, che tipo di previsione avete fatto? E mi riaggancio alla domanda di prima, al discorso dei costi, poiché alcune di queste aree sono aree pubbliche, che costi sono messi a disposizione per poter realizzare qualcosa in quelle aree? Dovete dire chi risponde a questa domanda. Chi è il capo? Il capo deve essere veloce. No, anche il capo deve andare a lavorare. Queste sono aree che hanno la necessità di avere delle schede specifiche, quindi non rientrano negli scenari 0, 1, 2 e 3. Ma hanno un approfondimento e una tematicità loro, proprio perché sono aree strategiche. Sono aree strategiche che hanno una complessità che in tutti questi anni nessuno è riuscito ancora a dirimere. Parlo sia delle aree delle caserme, sulle quali quelle in cessione, sulle quali si stanno muovendo alcuni ragionamenti che sono in fase di definizione, perché naturalmente lì c'è un interlocutore che è l'esercito, che è la proprietà, quindi prevede anche una modalità che è quella dell'intesa su quella che è la definizione dell'area. Diverso è quello dei cotonifici, che sono invece aree di proprietà privata e che hanno avuto in questi ultimi anni degli ulteriori elementi da un certo punto di vista di approfondimento. Vedi Paio, ad esempio, dall'altro di situazione congelata da parte delle proprietà. Quindi su queste noi vi proporremo delle schede specifiche più avanti, perché stiamo ancora elaborando questa parte. Come vi dicevo, questa è una bozza, ed è una bozza in itinere, non stiamo dando il quadro completo. Quello che siamo certi è che su quelle ci vogliono delle scelte specifiche e puntuali. Per quanto riguarda le risorse che l'amministrazione mette, so che sono temi legati, ma sono anche temi distanti, nel senso che le risorse le mettono le parti di piani finanziari. Il piano ha una parte che, come dicevo prima, definisce dei servizi. Questi servizi verranno identificati nella parte operativa del piano, di volta in volta, legati alle effettive possibilità di bilancio, di finanziamento, che sarà in grado l'amministrazione e le future amministrazioni di attuare rispetto alle priorità, naturalmente, che si darà di mandato. Ciò non toglie che il disegno complessivo dei servizi è contenuto nel piano regolatore.
Ad oggi noi sappiamo che elementi come oggi il patto di stabilità, bisognerà vedere come verrà ridiscusso, se verrà ridiscusso, incide pesantemente sulla possibilità di investimento anche da parte di quei comuni, o forse di più da parte di quei comuni che hanno i conti più in ordine. Paradossalmente, lo sappiamo perfettamente, municipalità che sono in situazioni di fallimento effettivo, anche se nessuno ha coraggio di dichiararlo, stanno erodendo anche la possibilità da parte di altri territori di poter investire. Tutto questo rientra in quella che è la parte di definizione del bilancio e di capacità che le amministrazioni hanno del reperimento di fondi. E questo si costruirà mano a mano con il realizzarsi del piano, ma non ha una posta nel piano, perché non è competenza dell'urbanistica definire queste poste. La nostra competenza è quella di identificare degli elementi e di dare quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. E naturalmente con l'obiettivo definiamo anche delle priorità. E questo lo facciamo con la parte dei servizi. Dopodiché, mano a mano, si avranno le attuazioni che saranno legate e dipenderanno da quelle che sono le possibilità di spesa che le future amministrazioni, perché un piano regolatore, uno strumento programmatico che deve essere attuato in un arco di tempo che vale 15-20 anni, investiranno. Posso una piccolissima presenza? Cioè, sul primo punto, quello delle aree, no? Allora, vedremo poi le schede che ci sono dentro, però, come dire, faccio un esempio specifico. Bosco di contenimento, chiamo così, a nord della città. Sì. La caserma di Smessa Monti, c'è dentro o non c'è dentro? Cioè, queste qua non è una critica o un esempio di come alcuni elementi che voi date devono essere ragguagliati anche ad alcune situazioni di criticità forti che ci sono a Pordenone. Io faccio la questione della scheda di specifica, sta proprio nell'identificare che nel momento in cui io mi trovo a dover gestire ad esempio del trasferimento di servizi perché incongrui rispetto alla zona nella quale ci sono, sicuramente andrò a farli cadere in aree già compromesse. Quindi, nel pensare di avere queste aree che sono già fortemente compromesse, devo attuare due azioni che sono, da un lato, la possibilità di andare a mettere, ad esempio, dei servizi di rete, su una di queste stiamo ragionando in questo senso, dall'altro, far sì che questa trasformazione ne modifichi sostanzialmente l'impatto ambientale, quindi passi attraverso azioni di bonifica e di qualità ambientale recuperata. Però naturalmente io, quando dico io parlo dell'amministrazione, non io Martina Sofro, scusate, io devo fare il ragionamento su o necessità per una serie di motivi di allocare servizi che oggi sono in ombre rispetto al territorio dove si trovano in altre aree, sicuramente non li faccio piovere su Greenfield, li faccio piovere su aree già compromesse, perché queste aree magari rispecchiano una potenzialità rispetto all'intorno o alla caratteristica del servizio. Questa è occasione per riqualificare anche quell'area. Noi stiamo ragionando per alcune tipo quella che indicava lei in quest'ottica. Naturalmente dobbiamo capire, far tutto il percorso, perché non è un percorso che facciamo da soli, stiamo parlando ad esempio di servizi sovraterritoriali, quindi ho degli altri interlocutori che devo sentire e che vanno messi in rete per capire se questa strategia può avere una logica. Comunque la domanda che ha fatto lei ha effettivamente forti ripercussioni a livello normativo, perché le aree che sono state individuate qui sono un parco di cintura, una zona filtro, chiamiamola come vogliamo, che ha diverse aree diverse, no? Per esempio all'interno c'è Gualente, c'è una caserma, ci sono aree agricole, ci sono aree di trasformazione, e quindi l'idea
che stiamo sviluppando nella normativa del piano operativo è che tutte quelle aree, anche se hanno destinazioni diverse, vadano tutte verso una destinazione, quindi nelle aree pubbliche, ammesso che si riesca ad acquisire queste aree demaniali, allora via, abbiamo l'area di una area del genio civile, del genio militare, sono 20 anni che l'università sta cercando di acquisirla, e quindi il tema è che però indipendentemente dalla destinazione di tutte le aree si cercherà di evolvere verso un criterio che assicuri a mano la realizzazione di questo intervento.